La scelta di diventare allenatore deriva dall'essere atleta, quindi vedere da un'altra prospettiva la passione che si vive. Quindi attraverso l'essere allenatore l'obiettivo principale è quello di trasmettere la passione. Quindi è questa la cosa che mi ha spinto fondamentalmente a diventare allenatore. L'esperienza da allenatore l'ho iniziata circa 15 anni fa. Le motivazioni non sono poi così nobili effettivamente. Dopo un infortunio, visto che tanto non potevo arrivare a grandissimi livelli, ho detto va bene, proviamo a vedere se riesco a insegnare a qualchedun altro quello che non riuscirò a fare io. Io ho cominciato ginnastica quando avevo 6-7 anni, nel paese in cui adesso sono tornata ad insegnare. Ho cominciato nei corsi base, poi sono passata all'agonismo, ho fatto 4 anni di agonismo, poi ho lasciato. Dopo 2 anni ho ritrovato una mia ex compagna di ginnastica in terza superiore, che mi ha detto che la mia società era in cerca di aiutanti, e mi sono proposta e sono rientrata nella stessa società dove avevo cominciato. La motivazione è stata quella di avere la possibilità di avere un fratello che già sperimentava questo tipo di situazione di allenare una squadra femminile. Da lì mi sono appassionato e quindi ho voluto anch'io iniziare questo percorso e da 4 anni faccio anch'io l'allenatore. Sono coinvolta nell'ambito delle BGS da più di 15 anni. Ho iniziato io a pattinare da che ero piccolissima, sono rimasta innamorata dello sport e soprattutto dell'ambiente e da lì ho iniziato ad allenare da un paio d'anni. Ho iniziato ad allenare al primo anno di scienze motorie per un'esigenza proprio della mia società in quanto giocatore. Avevano bisogno di un ragazzo che aiutasse ad allenare il mini basket. Ho subito accettato e mi sono subito trovato bene e da lì in poi, dopo 2 anni, mi hanno sempre dato più responsabilità, quindi allenando un gruppetto di mini basket da solo e piano piano crescendo arrivando al settore giovanile. Insegno da 2 anni e ho deciso di diventare un'allenatrice perché per me la mia insegnante ha avuto un ruolo fondamentale e quindi volevo aiutare anche io le ragazze tanto quanto aveva fatto lei con noi e soprattutto ho una passione enorme per lo sport che facevo. Allora, io ho iniziato a fare allenatore durante il primo anno di università, quindi nel 2009. L'ho fatto per scherzo, un giorno mi hanno detto vai in palestra e incomincia ad allenare il mini volley perché mancava un allenatore, io facevo il trainer in una palestra, sapevano che facevamo lavoro con i bambini, allora ho cominciato e da lì è cominciata la mia avventura. Io ho fatto il mio percorso triennale con i campi scuola per raggiungere il terzo livello. Poi ho fatto anche i corsi federali e quindi da lì è iniziato il mio percorso come allenatrice. Ho patinato fino a 18 anni e poi mi sono dedicata completamente all'allenamento. Ho iniziato negli anni 80 quando le suore salesiane di Forlì mi hanno chiesto di aiutare e da quel momento lì ho incontrato questa realtà della pallavolo che mi ha spinto poi a partecipare ai campi scuola e a formarmi, diciamo, per dare una mano. Quindi ho iniziato alla fine degli anni 80, poi negli inizi del 90 ho fatto il campo scuola regionale e dopo ci sono rimasto dentro sempre.